Il famoso attore romano Doc Carlo Verdone, pensate che si sarebbe lamentato dello stato in cui versa il Pantheon, la struttura, il monumento che si trova nella famosa piazza omonima, che a suo dire sarebbe diventato come una specie di souk, per così dire. Io dico a Carlo Verdone che ha pienamente ragione, purtroppo Roma, come lui stesso avrebbe ammesso, non è più la Roma di una volta, non è più la Roma che molti anni fa, io probabilmente ancora non ero nato, c'era, insomma, una Roma diversa, non c'era lo sporco, non c'era l'inquinamento, non c'era la piaga della prostituzione, o meglio era molto lieve e soprattutto non c'erano gli abusivi. Ma era comunque una Roma diversa da quella di oggi, una Roma che risplendeva di luce propria, proprio come una stella, e soprattutto una Roma in cui ci si poteva tranquillamente girare senza avere paura e senza soprattutto avere preoccupazione di sorta. Invece al giorno d'oggi, secondo la mia opinione, Roma è diventata una città, per carità, straordinaria, una città millenaria, la chiamano una città eterna, però dal mio punto di vista è diventata una città in cui l'inquinamento, il traffico, la sporcizia, l'immondizia, i rifiuti oramai la fanno da padrona. E se ne è accorto di questo anche il buon Carlo Verdone, infatti ripeto che avrebbe affermato che nel Pantheon la situazione è davvero molto grave, molto triste. Vi ricordo infatti che Carlo si trova nel Pantheon proprio perché sta girando il suo ultimo film, l'attuale film, che si preannuncia essere davvero straordinario. Niente, io mi affido, meglio continuo nel dire che Carlo ha pienamente ragione. Non sei il solo, caro Carlo, infatti anche io la penso come te. Speriamo che un giorno questa città torni a risplendere di luce propria, anche se dal mio punto di vista la vedo molto, molto dura. Grazie a te, caro Carlo, nel caso tu mi stessi guardando e ascoltando, grazie a voi utenti di YouTube, iscrivetevi, commentate, un caro saluto a voi tutti.